La morte e l'aldilà nell'antico Egitto. Benvenuti a questa presentazione sulla morte e l'aldilà nell'antico Egitto. Questo video esplorerà le credenze e i rituali egizi legati alla morte e alla vita dopo la morte. Scopriremo come gli egiziani percepivano la morte e come si preparavano per l'aldilà, un viaggio affascinante e misterioso che ha affascinato studiosi e curiosi per millenni. Gli antichi egizi vedevano la morte non come la fine, ma come un passaggio verso una nuova vita eterna. Questa consapevolezza della mortalità influenzava profondamente la loro cultura e le loro pratiche religiose. La loro società, pervasa da un profondo senso di spiritualità, considerava la vita terrena solo una parte di un ciclo infinito. La preparazione per l'aldilà era un elemento cruciale della vita quotidiana e ogni individuo, dal faraone al contadino, si preparava per il grande viaggio oltre la soglia della morte. Il mito di Osiride è centrale nella concezione egizia della morte. Osiride, il dio della rinascita e della vegetazione, fu ucciso dal fratello Set in un atto di tradimento e sparizione. Ma attraverso la magia e la devozione della moglie e sorella Iside, Osiride fu riportato in vita. Il figlio di Osiride e Iside, Horus, vendicò suo padre e sconfisse Set, diventando il sovrano del mondo dei vivi. Questo mito rappresenta la lotta eterna e il trionfo sulla morte, simboleggiando la possibilità di rinascita. Osiride resuscitato divenne il signore dell'aldilà, accogliendo le anime dei defunti nel suo regno eterno. La dea Nut, personificazione della volta celeste, inghiotte il sole al tramonto e lo partorisce all'alba. Questo ciclo di morte e rinascita è un modello per la vita dopo la morte degli egiziani. I sarcofagi erano considerati come il grembo materno di Nut, un luogo di rinascita per il defunto. Nut, la madre degli dei, con il suo corpo trapunto di stelle, rappresentava il cielo notturno e offriva protezione ai defunti durante il loro viaggio nell'aldilà. Il sarcofago, decorato con immagini e testi sacri, fungeva da veicolo per la rinascita, assicurando che il defunto fosse accolto nel grembo celeste di Nut. La morte di Osiride e la sua rinascita rappresentano il mistero ultimo della cultura egizia. Gli antichi testi funerari, come i testi delle piramidi, i testi dei sarcofagi e il libro dei morti, descrivono dettagliatamente il viaggio del defunto nell'aldilà e le prove che deve superare per raggiungere l'immortalità. Questi testi, incisi sulle pareti delle tombe e sui papiri sepolti con i defunti, erano guide spirituali per navigare attraverso le insidie del Duat, il regno sotterraneo. Le formule magiche e le preghiere contenute in questi testi proteggevano il defunto dalle forze oscure e garantivano il successo nel raggiungere il regno di Osiride. Gli egiziani avevano diverse concezioni dell'aldilà. Una visione era quella dell'aldilà celeste, dove il re defunto diventava una stella in peritura. I libri del cielo descrivono il viaggio notturno del dio sole nel corpo della dea Nut. Un'altra visione era quella dell'aldilà sotterraneo, dove il dio sole attraversa il mondo inferiore, affrontando vari pericoli e ostacoli. Questo viaggio era un processo di purificazione e rigenerazione, necessario per il rinnovamento del sole e, simbolicamente, per il defunto. Le rappresentazioni del viaggio solare nei testi funebri mostrano il dio sole che sconfigge i nemici del caos, un parallelo del percorso del defunto verso la rinascita. Un elemento cruciale nelle credenze egizie era il giudizio del defunto. Il cuore del defunto veniva pesato contro la piuma della dea Maat, simbolo della verità e della giustizia cosmica. Se il cuore era più leggero, il defunto era considerato giusto e poteva accedere all'aldilà. Altrimenti veniva divorato dalla mostruosa Ammit, un essere con la testa di coccodrillo, il corpo di leone e il posteriore di ippopotamo. Questa scena del giudizio, conosciuta come la pesatura del cuore, era un momento di grande tensione e significato, rappresentata con vivida precisione nelle pitture tombali e nei papiri del Libro dei Morti.
le diverse tradizioni dell'aldilà nell'antico Egitto, sia celeste che sotterraneo, funzionavano in modo complementare. La dea Nut, come simbolo della volta celeste e del grembo materno, univa tutte queste tradizioni, offrendo protezione e rinascita al defunto. La complessità e la profondità delle credenze funerarie egizie riflettono una civiltà profondamente spirituale, dove la morte era solo un altro passo verso l'eternità, un mistero affascinante che continua a intrigare e ispirare l'umanità. Le credenze e i rituali legati alla morte nell'antico Egitto offrono uno sguardo profondo e affascinante su una civiltà che ha dedicato grande attenzione alla vita dopo la morte. Queste tradizioni riflettono una visione del mondo in cui la morte non è la fine, ma un nuovo inizio, un mistero che ha continuato a intrigare e ispirare generazioni. Mentre vi immergete in queste storie e riflessioni, vi invitiamo a considerare come queste antiche credenze si relazionano alle nostre moderne percezioni della morte e dell'aldilà. Lasciateci i vostri pensieri e commenti qui sotto. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate di questo affascinante viaggio nel mondo dell'aldilà egiziano.